polvero, direi. Han provato a massacrarla, ha provato a massacrarla, ma è andata malissimo. Bella donna, ancora super chiavabile, credo. Sarà ancora contenta di questa descrizione. Una bellissima. Penso che lei abbia proprio l'accappatoio che ho scritto dietro: sentiti super chiavabile, credo. Penso, cioè, con Ferragni. Vabbè, complimento, ho detto da noi. No, certo, sicuramente. Cazzo, è una bellissima donna. Belle ancora, gambe, belle gambe. Super chiavabile. Comunque, è andata ospite a Bestie e sentiamo cosa ha detto in questa lunga intervista. Prego, Pipuzzo. Ma che cazzo me l'ha fatto fare di venire fino qua a guardare sta demente che si fa gli affari miei. Buonasera, salve a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con l'intervista più inutile della televisione, bentornati a Bestie. Un'ospite straordinaria con noi questa sera, cacciata a pedate da Mediaset e resuscitata grazie ai vertici della Rai e infilata in ogni buco di palinsesto come lo stucco negli smaroni dei muri in ristrutturazione. Questo è vero, sì. Diamo il benvenuto a Barbara D'Urso. Col cuore, ciao a tutti col cuore. Col cuore? Ancora sta stronzata, te saluto. Ciao Barbara, ma non ti sei stancata di fare sto gesto gordito anni 90? Ma certo che no, è il mio marchio, il mio tormentone. Alla gente piace, me lo chiedono tutti. Ma tutti chi? Se so 9 mesi che sei stata pisciata dalla TV, come un litro de Ceres all'Oktoberfest. Per ovvi motivi legali non entreremo nei dettagli della sfracellata di carriera che hai avuto. Anzi, sfrutteremo questo tempo assieme per capire meglio cosa accade ora nella tua carriera. Se non sbaglio, hai esordito a Ballando sotto le stelle e ti sei presa subito a sputi in faccia con la serpe verde della Lucarelli. Sono tutte gelose del fatto che sono una figa atomica. È vero. Ma che cazzo è sto rumore? Lo senti? No, non sento nulla. Vabbè, andiamo avanti. Beh, insomma, Barbare, diciamo che le fighe atomiche so altre. Magari una trentina d'anni fa te davo pure ragione, ma oggi se non te sparano 300.000 watt in faccia e ti caricano il trucco de Madame Tussauds, non te riconosce manco tu genero. E a proposito di luci da stadio, è vero che fra le clausole del contratto con la Rai c'è anche una fornitura straordinaria di energia dalla diga di Castel Giubileo per illuminarti sui primi piani? Non trovi sia eccessivo per le spese di una TV statale? Ma non è vero, bisogna sfatare questa cosa che io abbia un'illuminazione diversa dalla normalità quando appaio in TV. Aspetta un attimo, scusate regia, ma che cazzo è sto rumore di alta tensione che si sente nei cambi di inquadratura? Non lo senti anche tu Barbara? No, non lo sento. Eccolo ancora, io lo sento fortissimo nell'auricolare e nelle casse monitor di studio. L'ho sentito anche adesso quando ti hanno inquadrata. Ma io non sento niente. Eccolo ancora, scusate, facciamo un attimo un esperimento regia. Quando dico io inquadrate me e quando dico Vetusta inquadrate Barbara. No, ok, no, proviamo. Vetusta. No. Io, inquadratemi. Vetusta. Ma che significa sta cosa, scusa? Cazzo ne so Barbara, quando te inquadrano è come se generassi un campo elettromagnetico, come se il tuo volto interagisse con i macchinari e producesse un curioso effetto elettrico. Porca troia Barbare, porca troia, a furia di farti sparare milioni di watt in faccia mi sei diventata una cazzo de Duracell. Ma mi state facendo uno scherzo? No. Ti giuro Barbara, scusami, facciamo un altro esperimento. Puoi tenermi il telefono in mano un secondo? Ecco, era scarico che mi stavo messaggiando da 2 ore con la Lucarelli per piarti per il culo. Tiè, pialò. Ecco, tieni. Carico. Oddio, è esploso. No, ma questa è pazzesca. Aspetta che voglio provare a metterti in bocca una lampadina. Apri, ecco. No vabbè, ma non ci credo, stupefacente. E chi cazzo sei, Elettro di Spider-Man con le tettone? Alzati un attimo e trattieni il respiro. Me devo da levare l'ultima curiosità scientifica. Ma che fai con l'aspirapolvere? Te caccio al culo la spina. No. Pazzesco! Alla prossima puntata di Bestie. State buona Barbarella, che visto che ci sono aspiro i cocci delle lampadine finché il culo mi regge il battaggio. Ma che cazzo me l'ha fatto fare
fino qua. Addio, a guardare sta demente che si fa gli affari miei.